Un incontro interlocutorio, quello di stamane, con un obiettivo importante: rivitalizzare dopo 60 anni la storica chiesa del convento di Via Lisi, chiusa al culto per ragioni di sicurezza. La riunione odierna, che trae origine dalle recenti sollecitazioni del parroco del Duomo di Giarre, Antonino Russo, si è svolta in municipio alla presenza del sindaco Angelo Danna, dei funzionari del FEC e della sovrintendenza di Catania per fare il punto sulla storica chiesa. Così come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso parroco della chiesa madre Russo, l'obiettivo sarebbe quello di riaprire la chiesa con il contributo delle associazioni del territorio, ottenendo nel contempo anche i fondi del FEC, lo stesso ente dipendente dal Ministero dell'Interno, che già nel 2007 ha stanziato la somma di 100.000 euro e che ha consentito poi di ripristinare negli anni scorsi il pavimento della chiesa, oltre ad un restauro delle murature. Precedentemente era stata invece realizzata ex novo la copertura in legno dell'edificio sacro, nel cui sottosuolo, lo ricordiamo, proprio durante alcuni interventi di messa in sicurezza, sono stati scoperti i loculi di sepoltura e un piccolo altare risalenti alla fine del XVII secolo, periodo in cui a Giarre si insediò l'ordine religioso degli Agostiniani Scalzi. Il sindaco di Giarre, Angelo Danna, ha evidenziato stamane che la riunione odierna ha consentito di fare il punto sulla chiesa più antica della città, di proprietà del FEC, che dipende, come detto, dal Ministero dell'Interno e che assegna alla Curia per finalità di culto, fermo restando la volontà di valorizzare la chiesa, riaprendola si rendono comunque imprescindibili alcuni precisi passaggi. Il FEC infatti dovrà farsi carico dei successivi step, a cominciare dal coinvolgimento della sovrintendenza di Catania, per poi programmare un sopralluogo tecnico nell'edificio sacro, attestandone la staticità, verificando in primis le condizioni di sicurezza della chiesa. Una volta superata questa importante fase, con l'assenso del FEC e della stessa sovrintendenza di Catania, il parroco del Duomo Russo potrà avviare, se vorrà, alcuni interventi preliminari, come la pulizia stessa della chiesa. Il FEC invece dovrà valutare nel contempo le modalità con cui disporre poi i finanziamenti che si renderanno poi necessari per il restauro strutturale e artistico della chiesa. Il prossimo step, dice il sindaco, sarà dunque quello del FEC, con la convocazione di una nuova riunione operativa sulla chiesa del convento di Via Lisi.